Siamo a Vicofaro, alla parrocchia di Santa Maria Maggiore. Qua, proprio in questa chiesa, Don Massimo Biancalani ha allestito un vero e proprio dormitorio, dove ogni notte stanno decine e decine di immigrati accatastati su materassi a terra, in barba alle leggi anti-Covid. Andiamo a vedere. Ciao ragazzi. No, no, stiamo aspettando Don Biancalani, volevo solo farvi una domanda. La vera polizia. Non vi posso fare una domanda? No, no, no. Che fate? Mangiate? Vi ho disturbato? No, vai fuori. Siete tutti insieme a mangiare qui? No, stai calmo, stai calmo. Go out, my friend. Stai calmo, ok? Ma non ti arrabbiare, stai calmo. For God, we until we finish eating, sì, man. Usciamo. Who are you? Ask loca. Vai fuori, vai. Stai calmo, non no abbiamo calmo, fatto no, niente, calmo. Dai. No, questo non è normale. No, noi dai, siamo guarda. Normali, non è questa reazione normale. Così non va bene, eh? La paura l'abbiamo tutti. Il prete, diciamo così, lascia correre tutto. Non c'è giorno per dire che non capita della confusione. Vai fuori, vai! Stai calmo, non abbiamo fatto niente, dai! Ed eccolo Don Biancalani, lo incontriamo fuori dalla chiesa. Quanti sono i ragazzi qua? Sono circa 120-130 persone. Però a lei le sembra che ci sia lo stesso trattamento, se i fedeli devono entrare con la mascherina i ragazzi possono mangiarci? I ragazzi non mangiano in chiesa. I ragazzi mangiano in chiesa, Don Biancalani, li abbiamo visti mangiare in chiesa. Che fate? Mangiate? Vi ho disturbato? No, vai a fuori. Lei entra furtivamente, fa quello che vuole. Io non sono entrata furtivamente. Io sono entrata in chiesa, che è un luogo pubblico. Se lei è entrata furtivamente a fare le riprese, se lei riprende... No, io non sono entrata furtivamente a fare le riprese, io sono entrata in chiesa, che è un luogo pubblico. Sì, è un luogo pubblico, però si va per pregare, non per riprendere i migranti. Molti hanno smesso di frequentare questi luoghi perché loro devono entrare con la mascherina e sembra che le regole non siano uguali per tutti. Ma fedeli non ci vanno mica più ora, quindi non si può camminare su materassi per andare a sentire la messa. E i ragazzi escono 2 ore prima, noi facciamo le pulizie. I materassi sono anche dove ci sono le panche. Ma la viste adesso? Sì. Quanto vivi qua? 8 mesi che vivi qua? Ma tu lavori, hai il permesso di soggiorno? Non ho lavorato ancora, è scaduto. È scaduto il permesso di soggiorno? Ma non siete obbligati a mettere la mascherina? No, no. No? Io sono in Italia 6 anni. Da quanti anni qua? Qua a Pistoia, qua 1 anno io abito a Pistoia qua. Ma voi state qua tutti insieme, però non portate, non dovete portare la mascherina? Mascherina dentro? No, dentro mascherina non è importante. Quando persona andare fuori, a posto preso mascherina. Ma non avete paura del Covid? Uscite, tornate? No, no, no. No? Non è paura. Non hai paura? Non c'è virus qui. No. Qui non c'è virus.